Tajani, lei a Milano, giunta Pisapia, economia e lavoro. Oggi 1° maggio, festa del lavoro, ma sembra una beffa. Celebriamo gli esodati, i disoccupati, coloro che cercano di lavoro e i disperati. Ma è ancora un 1° maggio di crisi, la crisi ormai dura da 5 anni, non accenna a terminare. Credo che il tema del lavoro e dello sviluppo economico siano le priorità di cui si dovrà occupare il nuovo governo. Nelle prossime settimane pubblicheremo un bando destinato alle imprese che assumono o stabilizzano lavoratori, sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, pur nelle ristrettezze di bilancio, per cercare di risollevare l'occupazione anche nella città di Milano. Il lavoro per i giovani e il lavoro per anche gli over 50. Esattamente, infatti questo provvedimento di cui parlavo, finanziato con 2 milioni e mezzo di euro dal Comune di Milano, prevede delle premialità per le aziende che assumono o giovani laureati oppure persone over 45 che hanno perso il lavoro o sono rimaste fuori dal circuito del mercato del lavoro. Oggi è più che mai attuale il primo punto del governo, l'abolizione dell'IMU. Il Comune di Milano dove troverà i soldi per restituire l'IMU già incassato ai cittadini milanesi? È necessario che il governo faccia chiarezza su questo punto anche negli aspetti normativi. Noi stiamo preparando il bilancio del Comune di Milano che dovrebbe essere approvato in giunta a fine maggio. L'abbiamo preparato in assenza di un interlocutore al governo, per cui il fatto che oggi ci sia un Presidente del Consiglio e dei Ministri, che misureremo poi sui provvedimenti che attueranno, almeno è un punto di riferimento con cui dialogare. È necessario che facciano chiarezza su alcuni punti, questo dell'IMU in particolare. Oggi 1° maggio ci sono molti negozi aperti e lavoratori che lavorano, la solita contestazione di tutti gli anni. Beh, io credo che alcune festività sia giusto celebrarle anche con la chiusura dei negozi, senza rigidità ideologiche. Ormai la liberalizzazione del commercio è tale che appunto ognuno può fare quello che vuole, ma forse sarebbe giusto almeno il 1° maggio tener chiuso. Quale futuro per l'Expo, visto che Letta al secondo punto ha già programmato la visita a Milano con il sindaco Pisapia? Beh, oggi celebriamo i 2 anni dall'apertura di Expo. Le parole del Presidente del Consiglio sono state incoraggianti, c'è un impegno del governo preciso e forte sul tema di Expo. Noi confidiamo che questo ci agevoli la strada e che tutto proceda secondo la tabella di marcia che ci eravamo dati. Grazie Tajani, buon lavoro, auguri. A voi, buon lavoro.